tuo clan puzza da morire. Non siamo molto posti. Hai appena esaudito il tuo desiderio, Eivor. Eppure hai l'espressione di chi ha perso la voglia di vivere. Gorm è qui con i suoi ultimi uomini. Come osa quel troll mostrarsi fra noi? Per oggi non ce ne occuperemo. Veniamo in pace per Harald. E Gorm è troppo debole per tentare un azzardo. Non è che una macchia di sperma sulle braghe di suo padre. Dovrei ammazzarlo ora. Non stanotte, Eivor. Calmati. Basim, rimani qui e bevi insieme a lei per aiutarla a rasserenarsi. Io troverò mio padre e lo scorterò alla Casalunga. Come desideri. Hitam sta meglio? Si riprenderà, ma mai del tutto. È sorprendente che tu sia riuscita dove lui ha fallito. Ero molto determinata. Quando hai finito Chiotve, hai notato se aveva un sigillo? Argentato, grande quanto il mio palmo, con inciso il simbolo di un frassino. Prendilo. Vendilo pure, se vuoi. Io so dove è accampato Gorm. Se desideri vederlo senza che nessuno lo sappia, posso insegnarti un trucco. Sei già alla ricerca di una nuova apprendista? E va bene, ti ascolto. Cosa devo fare? Usa la cappa per coprirti il viso. Confonditi nella folla. Svia l'attenzione. Nasconditi in piena vista. Un consiglio da parte di uno straniero. È un modo per chiedermi di unirmi alla tua confraternita? No, affatto. Finché uomini e donne combatteranno per l'onore e la libertà, la loro devozione non è importante. Suppongo non ci sia alcuna infamia nell'usare l'astuzia quando ne va dell'onore. E Gorm è una macchia su quell'onore. Vediamo allora cosa si può fare per cancellarla. Fa una prova. Devi sapere alcune cose prima di introdurti nel suo campo. Muoversi in segreto in territorio nemico è un esercizio di finezza. Un cappuccio ti rende anonima, ti fa essere ignorata. Sta lontana da occhi attenti, così ti renderai invisibile. Non estrarre spade, asce o martelli, perché i movimenti improvvisi possono tradirti. E se non ti fosse chiaro, devi sollevare il cappuccio per fare in modo che il trucco funzioni. Gorm è là, nel campo più avanti. Che ti è saltato in mente, si può sapere. Bere idromele a stomaco vuoto. Devi mangiare qualcosa prima di berne così tanto. Come si dice, l'idromele può fare male. Ho un agnello pronto sullo spiedo. Vuoi venire? Quando posso do una mano alla forgia. A proposito, siamo a corto di ferro. Meglio recuperarmi. Eivor! Schifoso codardo! Prendi la tua arma e seguimi oltre quelle mura. Che il favore di Odino ricada su chi è più meritevole. Non puoi infrangere la pace voluta dal re. Quindi fottetevi tu e i tuoi discorsi. Hai capito? Puoi battermi. Ma non puoi uccidermi. Non durante la tregua del re.
Siete tenuti a rispettare la tregua del re. Violate la pace e verrete allontanati da Alrekstad. Non vi darò problemi. Sei stato vomitato nel mondo senza alcun onore, Gorm. E volerai via come uno sputo gettato nelle profondità di Hel. Starnazza pure, Eivor. Ti renderai solo un bersaglio più facile. L'Halting sarà iniziata. Devo trovare Sigurd. Dimmi che Gorm è ancora vivo, Eivor. Il solo dirlo mi fa male, ma è vivo. Ti ringrazio. Verrà anche la sua ora. Ah, per gli dèi. Detesto i discorsi lunghi. Solo quando non sei tu a farli. Molti di voi conoscevano mio padre, Halfdan il Nero, un grande uomo dalle grandi conquiste. La sua gamba è sepolta vicino al nostro tempio. Il raccolto è più ricco che mai. E il suo culo è sepolto da noi, e il nostro fiume è più fangoso che mai. Io ho un sogno ancora più grande. Un vasto regno di guerrieri in numeri mai visti prima. Uniti sotto un unico re, un unico sovrano. Troppo sangue è stato versato combattendoci a vicenda. Da oggi saremo uniti, ad armi sguainate nella conquista di nuove terre. E chi può guidarci alla vittoria meglio di me? A 10 anni ero un condottiero e oggi guido un'armata mai vista in Norvegia. Ma dicono che un buon re sappia anche ascoltare, perciò vi chiedo, chi tra voi non accetta il mio comando? Io non sono tuo nemico, re Harald, ma non sarò tuo suddito. Domani partiremo per altri lidi, pertanto il mio regno è tuo. Ciò mi rattrista, nobile Jor. E tua moglie approva? Non è stanca di trascinarsi verso ovest? Mio marito ed io siamo più che uniti, Lord. E insieme andremo lontano. È triste perdere una donna del tuo carisma, Liuvina. Ma non serbo rancore. Che il fato vi sia benevolo. Mio re, hai la mia ascia e la mia parola. Lo giuro. Gorm Kjotvesson, osi mostrarti in questa sala. Re Styrbjörn e suo figlio Sigurd non ci avevano liberati della tua malvagità. Il clan del Corvo mi ha disonorato, mio re. Hanno avvelenato mio padre. Si sono presi gioco della sua morte. Bastardo, tu menti! Fermati, Eivor. Lascialo fare. Questa è una grave accusa, Gorm. Ed è anche falsa. Mio zio ha visto ogni cosa. Eivor morso di lupo, tu hai ucciso Kjotve. Quest'uomo ha calunniato il tuo clan. Cosa devo farne di lui? Esilialo, mio signore. Bandiscilo nelle terre selvagge dove chiunque potrà ucciderlo. Una scelta saggia. La morte sarebbe troppo poco. Gorm, sarai ricordato come il verme e sei esiliato.
Parti entro la prossima luna piena o ti darò in pasto ai corvi io stesso. Re Harald, posso parlare? Certamente, Re Styrbjörn. La mia gente ha protetto questa terra da quando Odino camminava ancora tra noi. Il mio regno è umile, ma l'abbiamo difeso con il nostro sangue. La nostra vittoria su Kjotve è la prova che siamo dei veri guerrieri. Tutti noi abbiamo perso amici, fratelli, sorelle, figli e figlie. E io ormai ne ho abbastanza di tanta morte. Coloro che bramano la guerra potranno cercarla oltremare. Ma se Re Harald porta la pace, io sarò lieto di inginocchiarmi a lui. Cosa? In nome di Hel, padre, che stai facendo? Ti assicuro una pace duratura, Sigurd. Non saremo più costretti a combattere. Tu non mi hai detto niente di tutto questo. Non una parola! E io non cederò un titolo che mi spetta di diritto! Così la guerra riprenderà sconsiderato. Ci saranno ancora morte e distruzione. Questa è l'unica via per una vera pace. Morirai da servo, vecchio caprone, annebbiato dal bere, solo e misero su un letto di paglia! Perdona, mio figlio. La sua è una reazione di istinto. Non fa nulla, Jarl Styrbjörn. Ti ringrazio per la tua lealtà. È naturale temere il cambiamento, resistere. Ma tutto cambia e tutto ha fine. La lezione del Ragnarok è chiara. Presto parleremo ancora. Ci hai teso una trappola, Re. Sapevi dei piani di Styrbjörn? Li conoscevo da alcuni giorni, ma non ho fatto pressioni. La decisione è sua. Tu sogni un futuro di gloria, Eivor. Una guerriera come te farebbe la fortuna del mio clan. Il mio fato è legato a quello di mio fratello. Ovunque andrà, io lo seguirò. Avrei voluto comprenderti meglio, poiché non mi fido di chi non comprendo. E la mancanza di fiducia è intollerabile. Non hai nulla da temere da me, Re Harald. Sono leale a mio fratello Sigurd e non sono tua nemica. Allora sappi che se rimarrai in Norvegia, tu e tuo fratello sarete miei sudditi. Prenditi un giorno per riflettere. Ma rimandiamo queste questioni. Ora ci sazieremo e berremo come dei e ci risveglieremo in un regno rinnovato.